core business di Primamec è fornire componenti finiti, pronti per essere assemblati, aziende che producono sistemi per il mondo aerodinamico oppure automotive. Sono Alessandro Lupi e sono l'amministratore di Primamec. L'azienda che ho rilevato si chiamava Torneria Automatica Gianni Ricci ed è stata fondata dal signor Ricci nel 1971. La maggior parte dei dipendenti sono tuttora con me e sono anche la mia prima linea. Eravamo circa 28 persone, oggi siamo quasi 50. Quindi ho iniziato a credere in questa squadra, diciamo a delegare e a responsabilizzare. Per me conta sentirsi valorizzato, ma soprattutto sentirsi stimolato. Questo, diciamo, per un dipendente che cerca di dare il suo contributo all'azienda. Il nostro obiettivo è migliorarci. Siamo un gruppo, diciamo, di persone e un team appassionato del proprio lavoro, e quello che ci piace veramente è risolvere problemi. Dal 2017 è iniziata una forte innovazione tecnologica. Abbiamo portato in azienda macchinari estremamente moderni, quindi il top che c'è oggi sul mercato. Abbiamo introdotto strumenti di misura, anche questi al top. Nell'ultimo anno abbiamo acquisito molte macchine di misura e molte macchine per la produzione. E abbiamo in particolare acquisito 7 macchine nuove che hanno aumentato molto la produttività dell'azienda. E sono macchine di ultima generazione. Un'altra delle innovazioni portate di credere nel 4.0 come gestione del tutto lo stabilimento, e abbiamo collegato a questo nuovo ERP tutti i macchinari. Abbiamo inserito il controllo qualità nel nostro 4.0. Abbiamo collegato ovviamente gli strumenti di misura. Ecco, qui possiamo vedere quello che abbiamo sempre utilizzato prima del Metrios, che è un proiettore di profili. Abbiamo adesso preso l'evoluzione di questo. Però il vantaggio qual è? È quello di avere affidabilità, ripetibilità, velocità, una misura meno soggettiva. Velocizzare i controlli, renderli oggettivi e sempre tracciabili, quindi poter sempre registrare tutto quello che viene fatto. Parte dalle basi di un proiettore di profilo, ma le semplifica perché posso ingrandire, andare a cercare la mia quota, la misura da rilevare, senza avere troppa cura di come posizionare il pezzo. La cosa da fare bene è innanzitutto non fare errori, quindi il pezzo deve essere perfetto. Può aumentare i prezzi prodotti perché riduce di molto i tempi di controllo. Questa macchina, rispetto a un proiettore tradizionale, questo riduce di una quantità molto considerevole i tempi impiegati per il controllo. L'elemento touch è quello che fa la differenza, l'individuare i controlli che devo andare a fare, a rilevare, le misure che devo andare a rilevare. Sono assolutamente convinto che la macchina di misura sia fondamentale per far bene i componenti. Quello in particolare è un pistone aerodinamico che dopo va rettificato. Quindi la difficoltà è quello di tenerlo fermo. E in questo caso usiamo un magnete. Infatti un altro vantaggio che abbiamo nell'utilizzo del Meteos è proprio quello di non avere tanta cura di come mettere il pezzo. Quindi anche la velocità del momento, se siamo presi da trovare una quota nell'immediato, mettiamo sul pezzo e viene rilevata la quota interessante. Può aumentare notevolmente la produttività se riduce i tempi necessari per fare le misure. Qua parliamo di qualche minuto per un controllo di un pezzo di questo tipo, qua parliamo di qualche secondo, quindi parliamo di proprio un'unità di grandezza e di differenza. Aiuta gli operatori in un modo esponenziale. Quello che riuscivano a fare prima in 5 minuti, 6 minuti, adesso lo fanno veramente in pochi secondi. Qua è una visione immediata, cioè la quota è conforme oppure no. Quindi riusciamo a vedere immediatamente dal colore della quota se è conforme oppure non è conforme. Il Metrios ha un vantaggio che puoi programmare la macchina da remoto. Posso fare il programma e poi magari condividerlo via mail con i miei colleghi e rilevare le misure del pezzo indicato. Durante invece la produzione, quindi nei controlli che vengono fatti regolarmente, no, con una frequenza impostata, riduce il tempo in cui l'operatore è impegnato nel fare i controlli. Sicuramente una macchina come il Metrios riesce a seguire la produzione di 15-20 macchine senza problemi, perché vengono fatti i controlli sia di processo di produzione che anche in entrata.
credo che il valore aggiunto delle aziende italiane sia appunto la passione, la capacità tecnica e la grande flessibilità.